Get ready. The next big adventure is here. Imagine Next. Introducing Imagine Next, an exciting new world of adventure and fantasy. Ciao amici e amici, oggi vi parlo di nuovo degli Imagine Next della Fisher-Price. Se non li conoscete, andate a vedervi la prima recensione che ho fatto su questa linea, c'è tutta una parte introduttiva, casomai vi dovesse interessare, perché oggi vediamo direttamente questo bellissimo personaggio, uno dei più belli. Come ho già detto in precedenza, gli Imagine Next, linea creata tra la fine degli anni 90 e primi anni 2000, che esiste ancora, bla bla bla, ha subito tutta una serie di evoluzioni, ma questi primi concetti degli Imagine Next erano molto fantasy, molto vecchi giocattoli, molto Masters, se vogliamo. E tutta la linea, diciamo, dedicata al fantasy, al fantastico, era particolarmente interessante, ricca di spunti, di bei personaggi. E francamente, nonostante il look più infantile rispetto ai giocattoli a cui siamo abituati noi, assolutamente più infantile, si trattava comunque di giocattoli molto belli, molto ricchi, ben colorati, ben fatti, resistenti, pienissimi di accessori e in alcuni casi con dei concept davvero stimolanti, davvero belli. Ecco, allora, questo qui è Dextrus, è la guardia del corpo del malvagio Lord Dragomont. Vedete, signore dei draghi, Dextrus protegge questo signore dei draghi con le sue abilità nel combattimento. Qui dice di three men, quindi praticamente combatte per tre fondamentalmente, perché ha appunto tre paia di braccia. Mi viene in mente la forza di 100 braccia di Pastamatic. Il loro obiettivo, di questi cattivoni, ovviamente conquistare il regno di King Bravemore, che è il re buono degli eroi, una specie di men, se vogliamo, anche se vabbè non c'entra nulla, dico solo che insomma, se questo drago era una specie di Skeletor, quel re era una specie di men, diciamo così. Riusciranno Dragomont e Dextrus a conquistare questo regno? O Dextrus, diciamo, tradirà Dragomont e combatterà per il bene? Nel mondo di Imaginex tutto è possibile. Quindi di base, questa traccia a cosa serviva? Serviva a dire al bambino: questo fondamentalmente è un cattivo, ma insomma, le storie alla fine te le inventi tu, fai quello che te pare. Eccoci. Dunque, abbelli, ho deciso che Dextrus parla così, rumano. Au. Niente, dietro possiamo vedere una piccola panoramica di quella che era la seconda wave. C'era un castello qui, un altro castello qua. Questi erano due, diciamo, castelli malvagi, svariati personaggi, accessori, bestie, creature di vario tipo, draghi ovviamente. C'era anche un piccolo castello, questo qui ce l'ho. Io diverse cose ve le farò vedere piano piano. Ovviamente dobbiamo trattare talmente tante cose sul canale che non è che posso farvi solo video di questi. Ne ho almeno per un anno di recensioni sugli Imagine Extra farvi. Ho preso tanti personaggini perché mi piacciono molto. Allora, adesso lo apro senza stare a farvi vedere come, tanto inutile, e vediamo bene gli accessori che ci sono dentro e analizziamo un po' il personaggio. Allora, abbiamo fatto una bella incisione. Guardate, dietro la parte blister, diciamo, la parte di plastica, c'è un bellissimo disegno. Questi disegni, come dicevo, erano molto vecchio stile, molto giocattoli degli anni 80. Sinceramente, con un packaging un po' diverso, meno moderno, potrebbero benissimo essere scambiati per giocattoli più vecchi. Tra l'altro, l'ho già detto l'altra volta, ma ve lo ridico, era geniale il fatto che qua ci fosse del velcro, che noi potessimo chiudere il nostro personaggio in questa confezione libro, che era bellissima, aprirla e vedere tutto quanto. Tra l'altro, tagliandolo di fianco è molto semplice rimettere il personaggio all'interno, e quindi insomma niente, tanta roba, bello. Dunque, dentro c'è tutta questa roba qui che adesso vediamo, ma volevo farvi anche vedere questo bigliettino simpatico dove Fisher-Price indica il proprio sito. All'epoca una novità, o perlomeno insomma non era tanto tempo che c'erano i siti in giro, solo qualche anno, e quindi non era così scontato indicare su un biglietto, guardate, a parte, aggiuntivo, messo nel giocattolo, che c'era il sito che si poteva visitare altri tempi. Inoltre c'era un bellissimo catalogo, ve l'ho già detto l'altra volta, vedete, questo è 2004. È pazzesco che ci fosse un catalogo così grande dentro un singolo blister, un singolo giocattolino. Tra l'altro bello perché ci possiamo fare tutta una bella panoramica. Allora, qui c'era tutta la linea pirati, che per ora non ci interessa, la vedremo un'altra volta, è molto carina, ma io non ho nulla da mostrarvi, quindi la linea cittadina, anche questa la vedremo un'altra volta. Dunque, c'è un sacchissimo di roba, la ciberda. Cominciamo da qui. Questo è il cattivone. Allora, qui abbiamo il Dragon Keeper Dungeon. Ok, questa è una cosa di cattivi, contiene questa specie di mostrillo, questo personaggio, scusate, malvagio, e un drago, questo io ce l'ho. Poi c'è Dextrus, che lo vediamo oggi. Bravemore Castle, questo qui è un altro castello dei buoni. Ok,
questo caso di questo re Bravemore, vedete che sono aquile ovunque, erano belli anche i simboli e i richiami. Qui c'è Prince Roderick the Rapid, questo qui è il principe, il figlio quindi del re, che è questo qua, questo Imen saggio. Prince Truman the Brave, quindi ci sono due principi, uno ha un Pegaso, un ippogrifo, e l'altro ha questa specie di leone alato, ok? Poi qui c'è un altro cattivo, Ivan the Dragonsmith, quindi un cavalcatore di draghi o il fabbro dei draghi, adesso non so bene che cosa vogliono intendere. E poi questo personaggio che io ho comprato negli Stati Uniti è introvabile, Enchantra, questa qui è una specie di gorgone, è una dei cattivi. E, non so, allora mi viene da dire, ci sono personaggi di queste serie, queste prime 3-4 serie, che sono veramente costosi e difficili da trovare, quindi vuol dire che o la Fisher-Price all'epoca ha venduto da Dio e non ha più ristampato, oppure c'è comunque un bel collezionismo dietro queste cose, perché cavolo, questo personaggio qua io l'ho pagato tantissimo e per il momento è ancora negli Stati Uniti da un mio amico che ogni tanto mi fa la cortesia di comprarmi alcune cose che venditori statunitensi non vogliono spedire in Europa per nessuna ragione. Questo stronzo neanche rispondeva alle mie email, pensate. Alla fine gliel'ho fatto comprare al mio amico, se l'è fatto spedire a New York, dove lui abita, nello stato di New York, e per ora è lì, la mia Enchantra è lì, insieme a un altro personaggio, un gigante della prima wave. Ve li farò vedere fra qualche mese, quando lui potrà portarmeli, perché non viene sempre qui in Francia. Quindi niente, poi qua vediamo tutta la panoramica con appunto i vari personaggi, draghi, castelli, eccetera eccetera. Quindi insomma, queste linee erano belle, ricche, con tanti playset, tanti personaggi e non impossibili da collezionare anche per un bambino, perché i pezzi erano parecchi, ma non così tanti da non riuscire a recuperarli magari tra un regalino e l'altro, anche perché i personaggini piccoli così e così e così non costavano poi così tanto alla fine, all'epoca, dico, quindi era un po' come comprarsi un piccolo Lego, un piccolo Playmobil. Boh, togliamo il cataloghino, vediamo il personaggio. Direi, cominciamo a togliere, qui non c'è doppio strato, alcuni personaggi avevano un doppio strato di accessori, questo no. Togliamo intanto questo draghetto, ecco una cosa che adoro di questa linea, è che spesso, madonna se riesco a toglierlo, spesso hanno degli animaletti con loro, dei draghetti, dei corvi, delle aquile, dei leoncini, dei serpenti, dei ragni, pipistrelli, ho visto un po' di tutto, dei lupi anche. Tac. Madonna, ha tantissime armi. Beh, giustamente, visto che dobbiamo mettergliene una per braccio, direi. Ok, ecco il personaggio, guardiamolo un po' da vicino, se la telecamera non va fuori fuoco. Dunque, vedete che a vederlo così un po' sembra un master, perché ha gli stivali di pelo, ha questa bella cintura, delle decorazioni sui pantaloni, i bracciali e una specie di spapper. Ha questa armatura qui, è pelato, chiaramente ha il faccino simpatico perché sono giocattoli Fisher Price, ma ragazzi è comunque, come dire, tosto. Cioè possiamo immaginare delle belle scene d'azione con questo personaggio qui. Ecco, invece il draghetto, guardate, è un simpatico sidekick. Non è articolato il draghetto, però è molto simpatico, ecco qua. Ecco, notare anche un piccolo personaggino come il drago, quante applicazioni di colore ha, quanti bei dettagli, si vedono le scaglie, gli artigli. Comunque qua ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 colori differenti su un affarino così piccolo, cioè spettacolare, roba veramente rara da vedere in giro. E comunque anche lui, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colori differenti, niente male. Davvero. Vediamo come stanno insieme in posa di combattimento con le varie armi. Dunque, allora qui abbiamo questa specie di scettro draghesco, quindi immagino possa servire per, non lo so, chiamare i draghi, in questo caso lui forse, anche dei draghi più grossi. Le braccia sono tutte mobili ovviamente, tutte a sfera come tutti gli altri personaggi, guardate, possiamo metterlo come vogliamo. Le gambe si muovono in questo modo qui, sono collegate, quindi si muovono insieme. Ok, ci sono anche dei fori per metterli su alcuni veicoli o creature, immagino. La testa è immobile. Qui ci sono altre armi, c'è questa specie di forchettone per l'arrosto, direi. Metti che ti vuoi fare un bel arrosto di drago, magari con lui, poverino. Ma d'altronde è un cattivo, non si sa mai cosa aspettarsi. Allora, proviamo a mettergli quest'altra spada. Urca. Opla. Ok, ce l'ho fatta. Beh, bisogna magari articolare le braccia in modo tale che tutte le armi possano stare bene.
Ok. Poi abbiamo un pugnale, un piccolo Chris, direi. Ecco. Se sapete cos'è un Chris. Poi qui c'è un altro pugnale dalla forma particolare. Quasi una sciabolina, direi. Ah no, più questa, una sciabola. Ecco. Ok. Dunque, le armi hanno tutte lo stesso colore, come vedete, però lo scettro è colorato e ha 1, 2, 3 colori diversi, quindi tanta roba. Dunque, è un po' un casino tenergli tutte queste cose tra le mani, ma vabbè. E anche la particolarità di questo personaggio, è molto grande, più alto degli altri, pieno di armi. Vediamo un po', ecco, vediamo come stanno insieme a questo punto, tanta roba, ecco. Bene ragazzi, ci vediamo la prossima volta con un altro personaggio, prima o poi ve li farò vedere un po' insieme, magari in gruppo anche con altri personaggi. Continueremo a investigare e a scoprire questa linea di cui non parla nessuno in Italia e anche poco all'estero in effetti, ma io trovo che sia molto molto bella ed è una delle pochissime linee create da 2000 in poi che merita attenzione secondo me, soprattutto per il suo legame visivo con linee più vecchie che piacciono a noi altri quarantenni, ultra quarantenni. Alla prossima, ciao!